Siamo con Giulia Ceccato a commentare questa vittoria della Gecom Security Perugia 3-0 sul Rieti, un Rieti che comunque vi ha fatto un po' soffrire. Sì, diciamo che in settimana ci siamo allenate anche troppo fisicamente, quindi un po' ne abbiamo risentito per quello, ma sicuramente non è una scusa e dovevamo dare il nostro ritmo, ma non abbiamo dato molto. In effetti oggi forse si è vista una partita un po' stanca, che si trascinava un pochino, si è avuta un po' di difficoltà per trovare il ritmo e all'inizio in ricezione qualche problema, poi quali sono stati i problemi secondo te oggi? Ma battuta e muro sicuramente sono andati bene, in settimana abbiamo lavorato parecchio sul muro visto che la partita scorsa non era andato granché. Per il resto è stata un po' la giornata così, un po' appannata, però alla fine abbiamo portato a casa il risultato e l'importante era quello. Adesso c'è più di una settimana per riposare, un piccolo acciacco abbiamo visto per Cristina Cruciani che ha dovuto lasciare il campo a una Valentina Merini che scalpitava, quindi c'è la possibilità di avere un po' di tempo per riprovare un po' gli schemi e vi gusterete un fine settimana di tranquillità. Sì, finalmente 2 giorni di riposo che sicuramente ci daranno un po' di respiro, visto che comunque ogni settimana, soprattutto giocare il giovedì, non è stato facile. Speriamo di recuperare la Cristina il più presto possibile, però Valentina l'ha sostituita senza problemi, quindi siamo tranquilli. Tu sei una dei volti nuovi di questa Perugia, sei la regia di questa squadra, a che punto è la tua condizione, l'amalgama con le tue compagne? No, con le ragazze fin da subito ho trovato sintonia, anzi adesso sto esprimendo il peggior gioco, diciamo, quindi pensavo meglio, però all'inizio sicuramente magari l'ambiente nuovo, tutto quanto funzionava a meraviglia, adesso speriamo di riprenderlo e di far vedere le partite che abbiamo fatto inizio stagione, perché se continuiamo così mi sa che non andiamo tanto lontano. Va bene, comunque i valori ci sono, il precampionato ha fatto vedere che avete i numeri per fare buone cose. Sì, sicuramente la squadra ha elementi che possono portare ai vertici, esatto. Quindi speriamo solo di dare sempre il meglio tutte quante, tutte le partite, e speriamo che i risultati arrivino.